allora Lucas, un bel successo per 3-1, forse oltre le più rosee aspettative con Traia. No, soprattutto sono e siamo contenti tutti dalla vittoria contro un avversario molto forte, allora sappiamo bene che queste sono ancora prepartite, ma sempre è meglio vincere, sempre si senti meglio quando si vince con squadre così. Adesso comunque abbiamo ancora più danni e lavoriamo ancora per migliorare il nostro gioco. Manca una settimana all'inizio del campionato, però l'idea è che stiate crescendo progressivamente. Sì, sì, tutte le partite, tutti gli allenamenti danno qualcosa di più, fanno conoscere di più l'ambiente nel campo, allora questo è importante per avere buona intesa non solo in attacco ma anche in situazioni strane in campo. E cresce anche l'intesa fra te e i giocatori d'attacco. Sì, sì, questa cosa che ho detto prima, queste gare servono proprio per questo. Mister, un'altra bella prova, un'altra prova confortante dal punto di vista anche del gioco, credo, al di là del risultato. È la seconda partita amichevole che giochiamo bene. Le cose che volevo vedere a Muro oggi le abbiamo viste anche abbastanza bene. Sono soddisfatto del muro individuale, dobbiamo lavorare ancora di più sul muro a tre. I percentuali oggi confermano il nostro gioco contro Piacenza, la determinazione della squadra c'è, ripeto ancora una volta, non cambia niente per noi, non dobbiamo montarci la testa perché questa squadra oggi, a ricordarci bene, loro preparano la Supercoppa. Però comunque dà entusiasmo un risultato così. È comunque un bel segnale, l'entusiasmo non ancora, però un bel segnale. Noi dobbiamo abituarci a giocare le partite contro le squadre forti, le partite contro le squadre medie, quelli fra virgolette di più bassa classifica. La stagione è lunga, molto importante, e io spero di preparare la squadra bene per la prima partita. Manca una settimana all'inizio della Superlega, sei soddisfatto di quanto fatto sino ad ora? Un allenatore non è mai soddisfatto, penso che sia giusto così. Abbiamo una settimana nella quale dobbiamo, so esattamente su cosa lavorare. Per adesso, ripeto, sono soddisfatto dell'impegno dei giocatori in campo, in allenamento, di tutti, anche di quelli giovani che giocano poco, anche di Burgstaller che non ha messo piede in campo però mi aiuta tanto. A tutti di sicuro arriverà il suo tempo. Per me è importante che la squadra lavora e lavora a livelli buoni. Insomma, c'è anche il gruppo oltre a buona individualità. Piuttosto il gruppo c'è per adesso.